Ciao a tutte amiche e amici e benvenuto o bentornate in un nuovo video. Ho cambiato location, sono in camera mia perché il bambino sta dormendo, quindi non posso registrare ovviamente da lui. Spero che non si svegli e che non interrompa il video, ma non dovrebbe perché comunque la mattina, il sabato e la domenica dorme sempre fino a tardi. Quindi incrociamo le dita e cominciamo il video. Oggi siamo qui riuniti, sembra la messa, per farvi vedere i danni, il secondo round dei danni che ho fatto da OVS, Saponeria e Tigotà. No, vabbè, scherzo, diciamo, erano tutte cose utili che mi servivano, soprattutto l'abbigliamento, perché, ve l'ho detto, sono un po' ingrassata, per cui ho difficoltà, a trovare cose che mi stiano bene, diciamo, che me le veda bene. Poi magari la gente mi diceva no, ti sta bene, ma io non mi sento a mio agio, per cui vabbè, volevo comunque tornare da OVS perché mi piace l'abbigliamento di OVS, comprarmi qualcosina. A me parte il trip di comprarmi cose di abbigliamento, soprattutto i cambi di stagione. Faccio fatica a arrivare ai saldi, poi ai saldi magari compro qualcosa, qualche rimanenza, però noto appunto che da quando sono ingrassata faccio più fatica a trovare i saldi, cioè se ai saldi trovi, se sei un XS, un XXL, secondo me le taglie medie si fa, che fa un pochettino più fatica, per cui cerco cerco, sì, compro anche i saldi, scusate gli impappinamenti, però diciamo mi piace proprio andare a vedere durante i cambi di stagione e chiaramente mi è partito l'acquisto. Però vabbè, tutte cose che comunque mi servono e che userò per l'ufficio o comunque per il tempo libero, perché non ho tantissime cose veramente. Metto sempre le stesse alla fine per andare in ufficio, quindi per cambiare un pochettino ho deciso appunto di tornare da OVS. Tra l'altro non sapevo neanche, questa cosa non la sapevo, quando vado alla cassa mi prende la tessera, perché io ho la tessera in quanto comunque l'avevo fatta quando il bambino era molto piccolo perché compravo capi per lui. E quindi ho sempre avuto la tessera, non sto dietro appunti, queste cose qua, perché non ce la posso fare, però vado in cassa e mi dicono che ho il 15% di sconto perché è il mio compleanno, perché infatti martedì è il mio compleanno, martedì 19 ottobre. E quindi alla fine, invece di spendere 83 euro, mi pare, ne ho spesi 71,09, 71, 71, insomma. Quindi ho avuto uno sconto, diciamo, di circa 12 euro, sì, 12,55 euro. Allora, vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ho comprato due camicie. Allora, volevo una camicia un po' scozzese, a scacchi, così, perché non ce l'ho nel mio guardaroba, diciamo. E ho trovato questa. Guardate com'è carina. Maniche un po' così, a sbuffo. E con questa è larga, scende giù morbida, cioè scende giù morbida, quindi non mi fa le forme. E ha questa, come si dice, questo drappeggio. Scusatemi, correggetemi se ho detto una parola che non è giusta. E ha questo drappeggio carino sui lati. Questa è quella che costava di più, costava 30 euro, poi vabbè, 29,95. Però vabbè, poi con lo sconto, diciamo. Però non ho saputo resistere perché queste sono quelle cose che poi ai saldi io non trovo. Per cui ho deciso di comprarla. E questo è un capo. Poi sempre un'altra camicia. Ah, questa qui, queste camicie le metterò o con i jeans, ovviamente, oppure mi piacciono molto con i leggings e con un cardigan sopra, magari con uno stivale che arrivi fino al ginocchio, un po' da cavallerizza. Mi piace questo abbigliamento così. Poi, oddio, scusate, questa qui si è un po', perché le avevo provate poi ieri quando sono venuta a casa. Questa blu invece, questa qui ha una manica normalissima invece, così. E vabbè, questa è una camicia normalissima, tutta blu. Scusate, ve la chiudo così magari riuscite a vedere meglio. Scusatemi, è che qui io devo fare tutto in fretta perché se il bambino si sveglia sono cavoli. E quindi
sempre questa comunque cade morbida e mi piace molto. Indossata mi sta anche meglio dell'altra, per cui anche questa con dei leggings, con dei jeans, oppure sì, con gli stivali, eccetera. Sono quei, diciamo, capi di mezza stagione da mettere con un maglioncino sopra che ti risolvono un po' l'abbigliamento la mattina, perché adesso è un periodo in cui non si sa come uno si deve vestire. Ah, a proposito, la location, vi ho detto, è cambiata, sono in camera mia. Fatemi sapere se mi vedo bene, se l'inquadratura va bene, perché se va bene quasi quasi continuo a registrare da qui, perché così camera sua la lascio stare, sua e basta. Poi un'altra felpa, questa rosa col cappuccio. Aspettate, scusate, oddio. Scusate, eh. Sono proprio pessima. Ok. Un'altra felpa. Questa con le maniche normalissime. Ok, col cappuccio, come tipo quelle che avevo fatto vedere nel precedente haul. E casca giù morbida e ha lo spacco. Questi spacchi, come quelle dell'altra volta che avevano il bottoncino, diciamo, queste che hanno lo spacco cadono morbide sulla vita, quindi a me non mi segnano la pancia, che è il mio, diciamo, problema. E questa qui, 19,95. Sì, 19,95. Quindi alla fine questi tre capi ho pagato una settantina di euro con lo sconto compleanno. Poi ho ripreso cosa ho ripreso? Ho ripreso due mascherine per il bambino. Vabbè, non penso che vi interessi. Una con scritto Merry Christmas, così magari a Natale la userà. E poi ho ripreso la banana powder, che ce l'ho in uso. Come si dice? Sì, banana powder, sì, di Essence, che ce l'ho in uso, la Brightening Up di Essence. Ce l'ho in uso adesso, ma mi si è sfracellata la confezione, ne volevo una di scorta di ricambio. La uso per settare il correttore. Bene, ed OVS abbiamo finito. Poi ho fatto un giro sia dalla saponeria che da Tigotà. Cominciamo con questo OVS, lo metto via. Sì, direi. Cominciamo con il Tigotà. Tigotà. Io in genere quando vado da Tigotà compro sempre pochissimi. Anzi no, vabbè, vi faccio vedere prima la saponeria, perché sono meno cose, le cose più succulenti, e forse le ho comprate da Tigotà, per cui vi faccio vedere prima la saponeria. Allora, alla saponeria ho speso 34,33 euro e ho comprato. Allora, questo ammorbidente della Coccolino XXL dice profumo fiori di tè e frutti di bosco, 80 lavaggi. Era un po' corto di ammorbidenti, come avevo detto l'altra volta, ne volevo uno di scorta, per cui l'ho preso. Era un po' che li adocchiavo questi, ma costano parecchio, quasi 5 euro, per cui li hanno messi in sconto e quindi ho deciso di prenderlo. Poi, non detersivo. Questo sgrassatore della Chantecler Vert, ecco, detergente sgrassatore universale allo zenzero, arancia e zenzero, e sì, arancia e zenzero, sì. Allora, io avevo già usato il multiuso all'aceto, mi è piaciuto molto, ce l'ho nei prodotti finiti che vi farò vedere per quanto riguarda la casa. E l'ho già ricomprato, per cui volevo provare anche questo grassatore. Allora, a me non piacciono particolarmente i detergenti eco bio, perché trovo che non puliscono come quelli, diciamo, classici, con qualche eccezione. A volte si trovano dei prodottini interessanti, quindi perché no? Diciamo che io sto attenta all'ambiente in questo modo, non uso tanto prodotto, nel senso, a me uno sgrassatore mi dura un'eternità, perché poi lo diluisco, soprattutto se sono particolarmente concentrati. Secondo me è inutile essere attenti all'ambiente e poi essere un fissate della pulizia, maniacale, e poi spruzzare dappertutto, battericidi, virucidi, cose chimiche pesanti in continuazione. Quindi per questo, per me è inutile questo, però è una mia opinione personale, ognuno
fa quello che vuole. Io sto attenta all'ambiente in questo modo, non compro prodotti eco bio, salvo qualche rara eccezione, però per quanto riguarda i detersivi per la lavatrice, per la casa, uso pochissimo prodotto e mi durano tanto, per cui mi sento a posto con la coscienza. Poi, cosa ho comprato? Adesso vi verrà da ridere, non sono incontinente, però è un po' che faccio la fila a queste mutandine della Tena Lady Blank Silhouette. Le voglio usare quando ho il ciclo, oppure di notte, così, perché io non tollero più le cose troppo strette, magari le mutande, così, non lo so, mi incuriosivano, le volevo prendere, stavano in offerta a 4,50 euro, ho preso la taglia M e ce ne sono 6 nella confezione. Tra l'altro sono detraibili queste. Infatti la ragazza alla cassa mi ha chiesto il codice fiscale per la detrazione, e quindi queste. Poi, vabbè, ragazze, altre due paia di gambaletti, no, di gambaletti, come si chiamano? Di calzini, però stavolta li ho presi sottili, a tipo nylon, di nylon, l'altra volta li avevo presi di cotone, due paia. Questi mi pare che stavano in offerta 1,99 euro l'uno. Poi, per la casa, mi si sono mischiate tutte le cose, vabbè. Per la casa ho preso un panno, questo qua dice panno Make Free by Soft Touch, effetto pelle, pulizia più efficace grazie agli ioni d'argento, questo l'ho pagato 1,25 euro, alto assorbimento e facile da strizzare, era un'offerta della Arcasa. Poi questi per il bagno, per il WC, diciamo, mi pare che era in offerta 0,99, ho preso la versione verde, c'era anche il bipacco con la versione rosa, la versione blu, poi c'era la versione blu singola e questa. E così per cambiare ho voluto prendere questa verde e l'ho pagato 0,99 centesimi. Poi cosa ho preso? Ah, vabbè, altre due, le Fria, le salviettine intime, queste le faccio fuori. Per dirvi, quelle che ho comprato 10 giorni fa già le ho finite quasi tutte, almeno 2 o 3 pacchi le ho finiti, perché in ufficio ovviamente quando vado in bagno mi porto dietro queste e vado. Io purtroppo sono una persona che ha pochissima ritenzione idrica, faccio tanta pipì e la faccio anche spesso, spesso mi sveglio di notte, anche in ufficio, adesso che fa freddo mi scappa sempre la pipì, per cui vado spesso in bagno e queste cose le consumo veramente molto. E ho preso queste Fria perché stavano a 50 centesimi l'una. Vedete la saponeria, che belle offerte che fa, le Fria a 50 centesimi intime. Una fresca protettiva e l'altra la versione delicata riequilibrante. Poi erano in offerta gli spazzolini della Elmex Junior. E ho preso 2 spazzolini di scorta per il bambino. In realtà il dentista gli avrebbe prescritto lo spazzolino elettrico, però lui non lo vuole usare, per cui vabbè, io gli compro questi Elmex che stavano in offerta a 2,40 euro. Ovviamente questi sono i 6-12 anni. Io ho preso questi 2 spazzolini di scorta perché ogni tanto ovviamente lo spazzolino va cambiato. Sappiamo tutti. Poi la Chicca Beauty che ho preso, Chicca, vabbè, la cosa beauty non è assolutamente una novità, però volevo un matitone color bronzo e ho preso questo matitone ombretto della Pupa Vamp, ho preso la colorazione numero 2, è completamente sigillato, magari adesso lo apro con voi, se non lo sfracello, sto togliendo la copertina, volevo un matitone di questo colore qui, sì, dai. Delicato, non ha sbrilluccichi particolari, non è proprio bronzo, è un marroncino. Però vabbè, tanto comunque questo lo userò. E vi ho fatto l'haul anche perché voglio cominciare haul svuota la spesa, come si chiama? Haul. Cioè, che differenza c'è tra un haul e uno svuota la spesa? Ditemelo nei commenti. E vabbè, tanto questo lo userò. E con la saponeria direi che abbiamo finito. Allora passiamo alla spesa più consistente, che è stata quella da Tigotà. Allora, da Tigotà sono entrata perché mi si è macchiato un accappatoio della Gabel o Caleffi, non ricordo. È bello l'asciugamano bianco.
Non lo so, forse facendo la tinta me lo sono macchiato, ho provato a smacchiarlo e non mi si smacchia, quindi volevo comprare quei colori per tingere i tessuti, diciamo. Quindi tu entri per quello e spendi poi alla fine 60 euro. Tra l'altro, non pensando e non ricordandomi in quel momento che Tigotà fa lo sconto compleanno, per cui io faccio gli anni martedì, se fossi andata martedì avrei avuto lo sconto del 20. Vabbè, è andata così, pazienza. E niente, quindi magari tornerò, non lo so, perché vorrei comprarmi qualcosa, magari ho un profumo, insomma, mi faccio qualche regalino per il compleanno. In realtà ho in wishlist delle palette di Natasha Denona, però vorrei aspettare Black Friday per vedere se c'è qualche sconto, però, quindi mi volevo fare un regalino, insomma, magari adesso vedo un profumo o qualche prodottino beauty, magari costoso, che mi interessa particolarmente. Vedremo. Allora, cosa ho preso da Tigotà? Cominciamo con le cose un po' così. Vabbè, ho preso l'avio per pulire i pennelli, ma anche lo utilizzerò come smacchiatore. Poi ho preso il mio collutorio preferito della vita, che è questo dell'Aquafresh, come sapore intendo, perché secondo me il colluttorio fa poco, cioè è inutile spendere dei grandi cifre per i corruttori, a meno che uno non abbia particolari problemi di sensibilità. Io non avendo questi problemi, per me non ha senso spendere 5-6 euro per un corruttorio, a meno che non me lo dica il dentista. Per cui prendo questi a basso costo. Tra l'altro ho visto che hanno abbassato il costo di questo da Tigotà, perché in genere stava a 2,50, circa 2,50, adesso stava tipo 2,29, qualcosa del genere. Quindi vabbè, ho preso questo. E mi piace soprattutto perché ha un buon sapore, lascia un buon sapore in bocca, buono. Ma gli Aquafresh in genere, anche i dentifrici mi piacciono molto. Poi, cosa ho preso? Queste salviettine della Humana, stavano 1,50 euro. Altre salviettine, queste qui, un altro pacco di queste che stavano a 0,99, che avevo preso anche l'altra volta della Tempo, stavano a 0,99 nei cestoni. Queste sono igienizzanti, perché con tutte le salviettine che ho, ieri ero in macchina praticamente e mi era finito il liquido per lavare i vetri, no? Come si chiama? E l'ho cambiato, quindi ho dovuto aprire il motore. Avevo le mani tutte sporche. Oh, ci credete che non avevo una salviettina disponibile? Avevo solo le salviettine intime in borsa. Per cui alla fine, capito, queste qui io le devo spargere un po' ovunque in modo da averle quando mi servono. Quindi Avilea, queste che avevo preso l'altra volta, un altro pacco, perché le ho finite e mi sono piaciute molto. E poi cosa ho preso? Ah, vabbè, ero andata per questo. Questi nuovi super iride, tintura per tessuti, tutto in uno. Dal 1922 ho preso il grigio, così mi faccio l'accappatoio grigio, e erano in offerta a 3,99 euro. Poi anche qui dei gambaletti, questi pure mi pare che stavano in offerta 1,90 euro, due paia di gambaletti, sempre di nylon però stavolta, l'altra volta avevo preso tutto in cotone. Quindi questi sì, taglia unica, uno color carne, uno nero. Poi i guanti, un paio di guanti sensitive, perché io ho le mani particolarmente sensibili. Non so se ho un'allergia al lattice, però fatto sta che comunque a volte i guanti mi danno prurito, eccetera, per cui prendo questi che hanno una particolare attenzione ai materiali interni. Ah, un altro pacco di altri due pacchi di salviettine, però stavolta quelle della Bioless Nature intime, le Speedy Care struccanti, che adesso quando vi faccio i video mi servono a tenermi mentre faccio i video per pulirmi. Struccanti io in genere non le compro, le salviettine struccanti, per cui non le avevo. Forse avevo un pacco così di scorta, ma roba di poco. Poi, cosa ho preso? Lo shampoo secco della Batiste, che era in offerta, c'erano diverse versioni. Ho preso la versione volume, c'era anche la versione colorata, castano scuro, castano chiaro.
E ero indecisa, sinceramente, però alla fine, boh, ho scelto questa classica perché comunque mi sta finendo, ne sto usando un altro e mi sta finendo, mi mancano poche applicazioni. Non lo so, fatemi sapere nei commenti se avete provato di questa marca, di Batiste, dry shampoo, o le versioni colorate, se impappano i capelli, se insomma sporcano col fatto che sono colorate, eccetera. Oh, non capisco perché questo ciuffo si separa sempre dagli altri. Boh, vabbè. C'ho i capelli così, quindi questo shampoo secco. Poi mi sono presa una spugnetta di mare baby della Avilea, perché le mie si stanno un po' usurando e allora io le compro quelle della, non mi viene la marca, però le prendo su Boutique La Rosa Canina. Non mi ricordo, ragazze, comunque sono famosissime. E adesso c'è un vuoto, se mi viene in mente ve lo dico, però dovrei fare l'ordine su Bio Boutique La Rosa Canina. Dopo, quando fai l'ordine su Bio Boutique La Rosa Canina, compro anche cose per riempire il carrello e per arrivare alle spese di spedizione. Quindi onde evitare, me la sono presa da Tigotà, stava in offerta a 3,99 euro, spugna Baby Marin. Poi non ho saputo uno shampoo per mio figlio, perché mi è piaciuto molto quello della Gliss purificante, ve l'ho detto nello scorso video. Questo qui è il 2 in 1 nutrimento, shampoo e balsamo, perché lui, sapete come sono i bambini, per farli fare in fretta, siccome adesso comunque si fa la doccia da solo, cioè il bambino non ha voglia di farsi, soprattutto quando andiamo di corsa, la sera che torna a casa quando ha fatto gli allenamenti, non ha voglia di farsi shampoo, balsamo, quindi gli prendo questi prodottini 2 in 1 e stavolta appunto ho voluto prendere questo della Gliss 2 in 1 nutrimento shampoo e balsamo. Ha un buonissimo profumo, l'ho già snasato quando ero venuta a casa, ha un buonissimo profumo. E niente, questo per mio figlio, stavano in offerta 1,59. Poi non ho saputo resistere all'ultima versione di questi olio bagno, olio per la doccia, olio per il bagno. Non sono degli oli, volevo specificare questo, non sono degli oli come può essere quello della Nivea, proprio oleosi, troppo oleosi. Hanno una componente oleosa interna, però non sono proprio degli oli, secondo me. Però sono buonissimi, ne basta pochissimo prodotto, come vi avevo detto già in precedenti video, e ci sono tre profumazioni. Questa è la terza che mi mancava, la rosa. Sì, Neroli rosa, sandalo, Neroli e rosa. Scusate, non ho gli occhiali, faccio un po' fatica. Poi mi sono presa, c'erano nei cestoni in offerta a 0,99, queste cremine della Bella Oggi. Vi avevo fatto vedere la versione al tè bianco che mi era piaciuta molto, le avevano buttate lì, probabilmente stanno andando fuori produzione, e a 0,99, una alla mela verde e una all'albicocca. Poi in realtà quando sono venuta a casa ho visto lo scontrino, ho visto che erano marchiate a 1,99, perché c'erano quei cestoni tutti mischiati, 1,99, 0,99. Probabilmente stavano 1,99, erano finiti per sbaglio nel cestone degli 0,99. Però vabbè, sono delle cremine che mi piacciono da tenere in borsetta, io ne faccio fuori parecchie d'inverno. Poi era in offerta questo burro corpo della Melvita, dice l'Argan Bio. Burro body butter, burro corporel, era in offerta a 7,70 euro, forse al 50%, era l'ultimo pezzo. Siccome Melvita costa parecchio, non credo proprio che questo prodotto a prezzo intero possa costare meno di 15 euro, ho detto vabbè, ne approfitto, lo compro perché stava al 50%. E niente, poi lo metterò in uso magari più in là. Poi in ultimo mi sono tolta questi sfizietti. Ah, scusate, poi ho preso un altro ombrettino della L'Oreal, di quelli della linea all'olio che vi avevo fatto vedere l'altra volta. Stavolta ho preso. Se riesco a togliergli la. Questo per dire che sono proprio appena comprati. E se vi faccio vedere lo swatch.
tipo un dorato, perché adesso sono in fissa con i dorati, mi vedo bene con i dorati. Sto ciuffo, maledetto, se lo mettiamo di là, magari. E no, scusatemi. Io quando vedo i video odio quelle che si toccano i capelli e poi mi sono resa conto che lo faccio pure io. Vabbè, adesso che faccio video. E niente, quindi questo dorato, vediamo. Un bel dorato. Bello burroso. Adesso poi bisognerà vedere la resa sull'occhio, però così sbocciato è carino. Io poi ribadisco il concetto, non sono un'intenditrice di make-up, cioè io vi posso dire se sì, è carino, però sì, posso vedere la scrivenza, però tutte queste particolarità è disomogeneo in un punto, ma non riesco assolutamente. Poi ho preso due, mi sono lasciata tentare da questa nuova linea di Essence al caffè, edizione limitata, scusate, ce la possiamo fare con questi capelli. E niente, ho preso lo scrub, si chiama l'edizione limitata, scusate, coffee qualcosa, scusate, non ho gli occhiali per leggere. Purtroppo, come avevo detto, io mi sono rovinata la vista a studiare perché ho dovuto riprendere i libri in mano a un'età un po' avanzata. Poi ho fatto una grandissima cavolata. Avevo uno 0,50 come occhiali da lettura. Per vederci meglio, mi sono aumentata io, diciamo, gli occhiali come graduazione. Adesso non posso più tornare indietro, ovviamente. L'ottico mi ha pure cazziata, l'oculista pure. Vabbè, quindi ho preso di questa linea Coffee è qualcosa che la trovate da Tigotà comunque se vi interessa. Ho preso questo scrub alle labbra perché mi era piaciuto quello che vi avevo fatto vedere nel precedente video, per cui ho detto no, vabbè, questo lo voglio comprare. Poi ha un odore di caffè buonissimo. Poi vi dico perché l'odore di caffè l'ho sentito perché ho comprato la Mist. È buonissimo. Poi questo pennellino. Che sono scarsa un po' di pennelli, cioè ho pennelli veramente vecchi. Questo magari ho per l'illuminante. Sì, per l'illuminante lo vedo bene. Quindi questo pennellino, non mi ricordo i prezzi, ma tipo 3,79, forse lo scrub un po' meno di 5 euro. E poi la Mist Viso, ragazze, io non ho saputo resistere perché il caffè, a parte a me l'odore di caffè mi piace tantissimo, e poi ha un odore buonissimo. Poi magari la Mist farà schifo, farà cagare, come si dice, però veramente c'ha un odore spaziale di caffè. Non amo particolarmente Essence, però diciamo quando poi se ne esce con queste edizioni limitate così carine e invitanti, diciamo perché sono molto invitanti. Con queste profumazioni particolari non riesco veramente a limitarmi, non riesco veramente a lasciarli lì i prodotti. Quindi vabbè, diciamo che tra tutti i tre prodotti a dir tanto avrò speso 12-13 euro, credo, insomma, 6 euro quasi, ma neanche, un po' più di 10 euro, credo. Quindi vabbè, dai, mi sono concessa questi sfizietti. Ragazzi, è buonissimo, non so come, cioè veramente, c'è un odore buonissimo di caffè. Cioè, perché ci sono quei prodotti al caffè che non hanno un buon odore. Cioè, questo ha un odore buonissimo. È spaziale questo odore. Quindi, se vi piace il caffè, se vi volete fare comprare queste cose un po' pucciose e carine, potete andare da Tigotà, che adesso questa è un'edizione limitata che si trova. Devo dire che già di questo erano quasi finiti, eh? Quindi, boh, se vi interessa, accorrete perché non sono cose che rimangono a lungo. C'è saccheggiamento in genere di questi prodotti in edizione limitata di Essence. E niente, diciamo, questi erano i danni appunto che ho fatto ieri. E adesso magari mi farò un pensierino, qualcosa però di più importante per quanto riguarda appunto per il mio compleanno. Diciamo sì, sono piccoli danni questi qui, però insomma ci sono anche cose che mi servono, che servono per la casa, eccetera. Non erano strettamente necessarie, però sono comunque cose che non vanno a male.
e che uso, vabbè, per pulirmi un po' la coscienza mi dico questo. Va bene, io comunque è stato sempre un piacere stare in vostra compagnia. Iscrivetevi al canale se ritenete appunto che i miei video possano essere in qualche modo interessanti, ma più che altro lasciatemi un commentino che mi fa piacere perché ho aperto il canale proprio per interagire con le persone, per cui mi fa piacere, non siate timide, vabbè, ovviamente se avete voglia, però quello che vi posso dire è non siate timide, mettetemi un commentino perché il fine dell'aprire questo canale per me è proprio questo: condividere le mie passioni con chi le condivide come me, con chi ama il beauty, la cosmesi in generale, il make-up come me. Niente, scusate le papere, sono anche un po' agitata perché avevo paura che il bambino ovviamente si svegliasse. Per il momento è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutte, buona domenica!